Buonasera signori, sono qui per farvi vedere un video di un film che secondo me è il più bel film, più bello, oddio, non parla di una storia molto allegra, parla di un esorcismo, è il film più veritiero sugli esorcismi, di una ragazza veramente esistita in Germania. E il titolo del film è L'esorcismo di Emily Rose. Vi voglio far vedere la scena dell'esorcismo finale e poi farò un altro video sulla scena che lei vede la Madonna. Comunque è un bellissimo film, parla sia di religione che di scienza. Se lo volete guardare è molto interessante per capire meglio se non avete le idee chiare. E parla di questa ragazza che purtroppo non ce la farà ad uscire da questa situazione, però ci darà un grande insegnamento. E vi lascio il video, non è adatto ai bambini, quindi non lo metterò come nelle opzioni, non lo metterò come adatto ai bambini. E la scena della Vergine Maria sì, è adatta ai bambini, ma quello che il primo video che metto sull'esorcismo non è adatto ai bambini. Comunque vi lascio al video, una buona serata, grazie ragazzi. Questo è l'esorcismo di Emily Rose. Sono presenti, oltre a me, padre Richard Moore, Daniel, il padre di Emily, Jason, suo amico, un medico che è qui per controllare le condizioni di Emily durante il rituale, e la stessa Emily che ha espressamente autorizzato la celebrazione del rituale. E ora ascoltate. Quando non state rispondendo a me, potete recitare il rosario o pregare con parole vostre per la sua salvezza. Ma soprattutto, fate quello che vi dico senza fare domande. Non fate domande all'entità e non prestate attenzione a quello che dice. Entità? Non avremo a che fare con Emily. Legatela. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di noi. Iniziate a pregare. Salva la tua serva che in te spera. Soccorri la Signore dalla tua santa dimora. E vieni in sua difesa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Mio Dio, le serve aiuto! Kisse Kreuzen Füße! Glaubst du, das kann dein kleines Mädchen retten? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come non in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male! Chi sei, demonio? Dimmi il tuo nome! Ego sum qui intus habitat! In nomine Christi, designate! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, è la notte di Halloween, ti va di giocare con noi?
Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Sono Lucifero, l'angelo degli inferi!